Benvenuti e benvenute, sono Green Banshee e siamo arrivati alla quarta e ultima puntata della miniserie Z invade la Terra. Negli episodi precedenti avevamo affrontato i vari scenari: il parco con la mamma che si distrae al cellulare, la nonna alla fermata del bus e il papà al Luna Park. Ora acquistiamo questo bellissimo travestimento da pollo, come avevo detto. Anche perché non so se notate nell'angolo in basso a sinistra, sono riuscito a mettere da parte un bel po' di punti. Quindi potremo utilizzarli anche per ottenere i potenziamenti. Però per prima cosa proviamo il travestimento da pollo. Eccoci qua, guarda che bel polletto. La mamma. Tutto regolare, dunque c'è un pollo a grandezza d'uomo con la faccia verde che ruba la caramella al figlio, ma per la mamma è tutto regolare. Poveri figli. Ma poi mi chiedo, ma questa mamma, con tutti i dolcetti che mangia il figlio, ma magari non le viene il dubbio che questo bambino o sta morendo di fame perché non gli dà abbastanza cibo, oppure presto gli verrà la carie o un bel mal di pancia? No, no, niente, per la mamma è tutto regolare. Ok, allora abbiamo visto il travestimento da pollo. Adesso proverei a potenziare il nostro Z. Credo di avere crediti a sufficienza, però non si sa mai, magari potenziamo un'abilità alla volta e vediamo fin dove riusciamo ad arrivare. Ma in teoria, se ho fatto bene i conti, dovremmo riuscire a potenziare tutto al massimo. Direi di sì. Sì, dai, ce la facciamo. Sì, ce la facciamo, dai. Perfetto, e avanza anche qualcosa. Infatti, quasi 10.000 crediti. Ok, allora proveremo ad acquistare più tardi un paio di travestimenti in più. No, dai, i potenziamenti li proviamo qui, che il livello di gioco è un pochino più alto, dato che c'è il marmocchietto che resiste al furto del palloncino. Anche qui la nonna, naturalmente, vede un pollo giallo, gigante, con la faccia verde, ma va tutto bene. Però cavoli, stavo notando. Guardate la barra dell'energia, cioè praticamente non è ancora calata. E cala molto più lentamente. Dunque, potenzialmente, si continua a giocare fino a quando non si sbaglia e non ci si fa beccare, praticamente. Sì, Z è diventato decisamente più potente, così ora, oltre a essere malvagio, è anche forte. E sì, guardate, praticamente noi abbiamo la scorta di energia. Ecco che adesso ci ha beccati, ma va bene, ci sta. Proviamo qualche altro travestimento, vediamo. Io mi ravo. Secondo me si addice molto a Z questo, cioè non l'angioletto. Anche questo però. Il diavolo, ecco il diavolo. Prendiamo il diavolo. Ma io comprerei anche questo perché mi piace troppo. Allora, vediamo un po' quale proviamo. Io proverei subito il diavoletto perché è quello che si addice di più a Z, secondo me. Proviamolo qui. Ah, che bel diavoletto. No, no, ma è una persona buona, papà, non ti preoccupare, cioè gliel'ho dato io lo zucchero filato perché poverino lo voleva anche lui. E allora, ecco, ci ha visti subito. Comunque i potenziamenti sono veramente una grande comodità. Ecco. Sì, l'unica è farsi scoprire perché altrimenti il dispositivo non si scarica praticamente mai con i potenziamenti. Allora adesso proviamo invece il travestimento da black metal. Dai, proviamo di nuovo al parco. Guardalo. Guardalo. Cioè, è fantastico. È un travestimento fantastico.
Guardalo, guardalo. Cavoli, è velocissimo anche. Ok, dai. Ci possiamo fermare qui, ragazzi. Più o meno abbiamo visto anche potenziamenti e travestimenti. Grazie per avermi seguito, spero che questa miniserie vi sia piaciuta. Iscrivetevi al mio canale, mettetemi un bel mi piace, commentate, condividete, andate a fare un giretto sulla mia pagina Facebook e sul mio profilo Twitter, trovate il link in descrizione, trovate anche i link di Ron Narang, andate a trovare anche lui e noi ci vediamo più avanti con un'altra serie. Ciao a tutti, ragazzi!